nostro segreto. Sono riuscito a trovare qualcosa di speciale. Un Batar Montrachet Grand Cru. Te lo farò assaggiare quando sarai grande. Un brindisi. A Lisa. E a te. Non male. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Death Stranding. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. In realtà abbiamo già un nostro compito, perché dobbiamo dare un'occhiatina fuori. Lo facciamo con direttamente con la moto. Un attimino, perché andiamo a vedere un attimino il carico. Esoscheletro rapido. Ce l'abbiamo attrezzato l'esoscheletro rapido? No. Equipaggio esoscheletro. E per il resto ok, dovremmo stare abbastanza a posto con quello che abbiamo. Utilizziamo il veicolo, non è il nostro, ma va bene uguale. Questa non è una buona cosa. Ma assolutamente no, siamo stati proprio spazzati via dalla tormenta. Ok. Vediamo un po'. Ok, devo dire abbastanza, non lo so, abbastanza inquietante come cosa. È molto molto particolare. Trova il modo di fuggire dal campo di battaglia. Esatto,
La stessa cosa che ho detto e pensato anch'io. Ma che? Fucile da... Queste sono le nostre cose, signore, quindi onestamente... Per recuperarle... Sacca di sangue non so se sia la nostra, onestamente, ma... Sembra una battaglia comunque combattuta diverso tempo addietro, perché diciamo che ci sono anche dei carri di legno che... Ma mi stanno colpendo o sbaglio comunque proiettili? L'esoscheletro credo l'abbia già equipaggiato, giusto? Esoscheletro di livello 1, 150. Sì, penso di sì. 150 già stavamo con quel peso, quindi... Sì, abbiamo anche le armi, ma non... Non so. Provo... Recupera parametri. Ah, tipo... Io continuo ad andare avanti, signore, no? Luogo indicato da Lodradek. È stata molto ma molto particolare questa scena. Come detto, allo stesso tempo inquietante. Provo a coprir... No, no, non devi prendere a pugni, devi... Ok. Dobbiamo andare un po' più sportiveggianti per... ok. Siamo arrivati comunque al capitolo 4. Magari questo ci copre. Magari ci schiaccia. Madonna mia. Cos'è? Comunque, vabbè, poi in un momento di più calma magari ci aggiorniamo un po' più. Aia. La barra della coscienza che affare sopra. Arriva soltanto quando corre il rischio di perdere i sensi. Vediamose un attimo. Esploso il mondo. Sacca di sangue, ferma. Ok, allora. Fermi un attimo. Come ci aveva detto, borsa multifunzione. Ok, sacca di sangue, equipaggia. Così ci recupera un po' di salute. Allo stesso tempo controlliamo il BB e magari calmiamolo un pochino. Puliamolo un pochino, per quanto la situazione non sia delle migliori, però piano piano cerchiamo di farlo stare un po' più tranquillo. E vado avanti perché sono molto curioso di capire che cosa sta succedendo.
Certo che la regia di questo gioco è veramente spettacolare. E chi è questo stronzo? Guarda. Apri l'HUD attrezzatura, ma devo mettere le armi? Non lo so, signori. Trova l'uomo misterioso. Adesso questo è l'obiettivo. Io... quello che possiamo recuperare lo recuperiamo. Ci sta dando sacche di sangue. Granate. Non ne ho la più pallida idea. Ok, no. Non so se sta funzionando. Ok. Ok, più o meno. Mi sento molto a mio agio, molto al sicuro, devo dire la verità. Quindi che si è attirata là, ok. Allora, diciamo che devo un attimo organizzarmi con... sistema dello spara spara, che è giustamente un po' particolare. Allora, me segna di andare lì. C'è anche un fucile a pompa. Cioè segna di andare lì. In realtà no, non è che mi segna di andare lì. Noi il vero e proprio obiettivo non ce lo abbiamo indicato. Oddio. Ci stiamo perdendo male, però. Andiamo giusti? Sai che non ne sono convinto, eh? Poi proviamo anche a uscire da qui, ma... l'assalto penso fino a un certo punto possa esserci utile. Cioè, nel senso, già ce l'abbiamo, quindi. Io non ricordo. Posso provare ad andare fuori dal campo. Non lo so. Ci proviamo. Sono un po' disorientato, vi dico la verità. Munizioni non ne abbiamo tantissime. Non so se devo seguire il... se mi indica i nemici normali o il mio obiettivo. Ah no. Indicava il mio obiettivo un attimo. Allora... la sacca di sangue, vabbè, la piazziamo. Dopodiché fucile d'assalto.
aspetta, sta. Non so se sia giusto così, ma noi facciamo questo. Sono molto. Interdetto in questo momento. Dico la verità. Abbiamo anche le. Allora, in realtà segna di là. Aspettate, fatemi recuperare anche la sacca di sangue prima. Anche la pompa. Aspetta, la sacca di sangue. Ah, addirittura là sotto stava. Ok. E torniamo dove ci indica il radarino. Anche se ho sentito che chiamava rinforzi. Sacca di sa. Perché abbiamo perso la. Ah, perché siamo passati qua. È troppo. Troppo alto. Un attimo. Organizziamo meglio il carico. Ok. Ci indica di qua. Quindi noi. Ricorda. Dove indica? Sempre di qua però. Non credo sia lui. Saranno rinforzi. Io onestamente non so se possiamo rifare munizioni o meno, ma andiamo così, poi prendiamo un attimo. Segna di qua. Eccolo. Ok. Ok. Mi servono rinforzi. Allora, in realtà possiamo anche seguire queste tracce, che immagino siano comunque riconducibili a lui. Si sta là sotto. Maledizione, aspetta. Ah vabbè, comunque gli altri fusili d'assalto hanno le loro munizioni. Prendiamo quello. E seguiamo sempre le tracce. Appena. Ok, rimette l'altra sacca di sangue in automatico. Sembra di sì. Fatemi vedere. Eh no, perché non vorrei. Sì, sì, ok, ok. Allora, è molto particolare questa fase. E devo ancora
capirla. Ma al momento stiamo lottando con quello che appunto era il papà del nostro BB, possiamo dirlo. Non so se c'entri qualcosa questa... questo fatto, ma... allora, le tracce portano... Ok, piano piano signori, piano piano. Il BB è... aspetta, non sta bene il BB. Posso... controlla BB. Calmalo. No, perché sta... ricorda. Facciamolo recuperare un pochino, poverino. BB. E... attenzione. Come ci ha fatto a beccare da là sotto? Scusa che eravamo dietro l'angolo. Seguilo. Donna mira però, eh. Ok. Ok, la fuga è riuscita, apparentemente. Abbiamo subito un bel po' di danno, insomma, sì. Questo sì. Ho fatto pure un sacco di strada. Valutazione A, secondo me, perché abbiamo subito un sacco di danni. Però, insomma, era un po' particolare come cosa. Io approfitto, ragazzi, per ringraziarvi, perché visto negli ultimi episodi abbiamo chiacchierato un pochino di questi episodi, di questa serie, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per la comprensione, anche per il... la costanza nei video, eccetera. Come dicevo, non è facile con tutte le serie che ci sono in corso. Poi giustamente con le due gemellini, immagino che chi sia papà possa capire quanto sia l'impegno, anche del fatto che per quanto riguarda i video sto cercando di portarveli in modo più integrale possibile per farvi apprezzare al meglio tutto quello che è il titolo, anche come detto saltando la, cioè saltando, non potendoli monetizzare questi video, perché ci sono musiche coperte da copyright. Alcuni di voi mi hanno detto anche di togliere le musiche in modo tale da poter, diciamo, ricavare qualcosa dal lavoro fatto per questi video. Però in questo caso, ragazzi, guarda, come detto, ogni volta capita che io voglia magari farlo di cuore, nel senso, per carità, c'è tantissimo lavoro dietro questi video, però vorrei farveli apprezzare al meglio, e penso che le musiche siano anche fondamentali in alcune fasi. Quindi vada così per questa serie, pazienza però. Vi voglio bene, quindi cerco di portarvela
integrale, sì. Dai. Tutto a posto? Dove mi trovo? Puoi ripetere? Che mi è successo? Appena sei uscito dal centro logistico, la tempesta si è placata, di colpo. Anche la densità chirale è calata di colpo. Mi sono ritrovato nella tempesta e in una zona di guerra. Forse era un sogno, Sam. Il blackout è durato un secondo. No, è durato molto più a lungo. C'era questo soldato. Voleva portarmi via il BB. Se lo dici tu. Il BB può confermarlo. Sam, non è passato un minuto dall'ultima comunicazione. No, non è possibile. Sono rimasto lì per... per ore, mi è sembrato. Forse dovresti riposare un po'. Non serve. Sto arrivando. Purtroppo non posso venirti incontro. Sì, lo so. Tua figlia, vero? Sta attento, Sam. Non vedo l'ora che tu arrivi. È da un pezzo che non vedo qualcuno. Ok. E se è passato così poco tempo... ah no. Come si spiega? Sacca di sangue, sì. Sacca... fammi vedere quanti... Mama lavorava nel reparto RS del Cupid. Tuttavia, fin da subito, nutrì dei dubbi sui suoi effetti a lungo termine. Sosteneva che i Cupid fossero imperfetti. Il che potrebbe spiegare lo strano fenomeno che ha riscontrato e il picco di densità chirale. Dovresti farne visita. Vedi cosa da dire al riguardo. Ok, no, stavo controllando quanti fucili c'erano. Il fucile d'assalto, se non erro, ce n'erano solo, quindi... sì, dal sogno non abbiamo riportato tutti i fucili. Però ci siamo caricati una manica di cose che magari adesso andremo un attimino a lasciare, perché forse un po' esoscheletro. Equipaggialo. Anche se le sacche di sangue le ho usate, quindi... va bene, comunque dicevamo il nostro obiettivo, non so, destinazione regista, dobbiamo andare lì, laboratorio di Mama. Prima però di andare lì facciamoci un attimino una, diamoci un'organizzata, ragazzi, perché allora la moto è rimasta qua. Io però vorrei un attimino attivare il terminale per lasciare nell'armadietto privato qualcosa, come fucile d'assalto di livello 1 è vuoto, quindi questo lo lasciamo. Lascio pure il fucile a pompa, perché è inutile che mi carico di... no, però sì, ce li abbiamo i fucili d'assalto, più ce ne siamo riportati, yes. Pistola anti-CA, esoscheletro rapido, che non è quello che stiamo utilizzando, quindi questo lo lascio. Fucile a pompa lo lascio. La sacca di sangue potremmo anche riciclarne, in realtà, queste qui che abbiamo usato. Stivali della Bridges, granata, grana tematica, sacca di sangue. Ah no, ce ne abbiamo diverse di sacche di sangue, quindi in realtà va bene così. Ok, allora, dicevamo, questi li metto nell'armadietto privato. È inutile portarci tutto sto carico. Mentre vado a riciclare le sacche di sangue usate. Abbiamo solo queste, yes. Ok. E adesso ci prendiamo la motoretta e torniamo in azione. Però molto particolare questa... questa visione, questo sogno, questa parte della missione, diciamo così. Ok. Grazie per il tuo contributo. Direi che possiamo anche andare, dovremmo avere tutto, se non mi sono dimenticato niente.
andiamo con la motoretta. Tanto dovrebbe essere a 400 metri, quindi in linea teorica ci si potrebbe arrivare senza problemi. Fatemi rivedere un attimo sulla mappa. Sì, vabbè, dritti per dritti. La strada fino a qui arriva, poi la tagliamo, poi tagliamo. Ok, ok. Poi se riusciamo ci leggiamo anche qualche documento effettivamente. Altra cosa che mi avete detto è che in realtà possiamo lanciare granate anche quando ci stanno prendendo da... dai piedi, aia. Ci stanno le CA? Oddio. Possibile? Non c'è stata nessuna particolare segnalazione. Poi dovrebbe comunque uscire il... la splashata. Questo è il laboratorio di mamma. Allora, posso lasciare, immagino, la tettoia anticronopioggia. Ci lascio la motoretta. Guarda quello come si è attrezzata la moto. E noi andiamo qui. Che dobbiamo andare. Lieta di rivederti. Ok ragazzi, a questo punto, anche se il video è stato molto breve, però visto che abbiamo concluso l'episodio direi di salutarci qui, l'episodio barra capitolo, ci rivediamo magari domani con il prossimo capitolo. Come sempre lasciate like, condividete, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Alla prossima allora, un saluto a tutti da Quel Taleale.